Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Come avete visto dal titolo e dalla miniatura, oggi vi mostro come allenare l'addome in circa 10 minuti. Vi farò dei circuiti e alcuni esercizi singoli per allenare completamente l'addome, quindi core, obliqui e addome totale. Quindi cercheremo di fare alcuni esercizi di isometria e alcuni esercizi invece classici come dei crunch o delle gresi che trovo fantastici. Quindi mi raccomando, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e noi iniziamo col vero e proprio allenamento. Prima di allenare l'addome, la cosa che faccio è un po' di riscaldamento, ragazzi. Non allenate subito l'addome perché comunque è un muscolo, riscaldatevi per bene, fate un po' di stretching, di mobilità e dopo iniziate il vero e proprio allenamento dell'addome. Oggi mi concentro sull'addome e poi farò un po' di ripasso di tutti i muscoli, lavorando principalmente sulla connessione mente muscolo e quindi lavorerò su un singolo braccio alla volta, ma quello sarà un discorso a parte. Quindi iniziamo col vero e proprio riscaldamento, farò una breve clip dove mostrerò come mi riscaldo io. Principalmente uso burpees, jumping jacks, calci alti e calci all'indietro. Primo circuito fatto, 10 burpees e 30 jumping jacks, lo ripeto per 3 volte con 40-50 secondi di recupero tra un round e l'altro. Beh ragazzi, secondo round, partiamo subito. Terzo round ragazzi ed ultimo per questa serie di allenamenti. Beh ragazzi, secondo round abbiamo 30 secondi di calci alti e 30 secondi di calci all'indietro. Cercate di portare più colpi possibile, cercate di allungare bene quando salite, di portare le ginocchia quasi al petto. Secondo round. Bene ragazzi, finito il vero e proprio riscaldamento, ora iniziamo l'allenamento dell'addome. Bene ragazzi, primo esercizio che andiamo a portare è una semplice barchetta, quindi cerchiamo di tenere bene contratto, respiriamo durante l'esercizio e dobbiamo sentire la nostra bassa schiena, quindi il lombare poggiato a terra, quindi come se non dovesse passare nulla al di sotto. Come sempre ragazzi, cerchiamo di mantenere il massimo tempo di contrazione e respiriamo, mi raccomando, sempre. Prima serie ragazzi fatta, noi cerchiamo di fare 3 serie per un massimo di tempo, cerchiamo di mantenerla al minimo 40 secondi, 30-40 secondi. Beh ragazzi, seconda serie allenante, tempi di recupero comunque mantenere all'incirca un 50-40 secondi. E comunque ragazzi, come ho detto nei video precedenti, come lo dico sempre nei miei video, per ora che mi sto allenando a casa faccio meno volume ma mi alleno tutti i giorni, quindi l'addome e anche gli altri muscoli sono ben sollecitati allenandoli tutti i giorni e non serve fare ragazzi un unico allenamento distruttivo, ma potete fare tanti piccoli allenamenti durante il corso della settimana. Naturalmente ragazzi, questo non sarà un allenamento per calistenici avanzati che fanno skill e niente di che, questo è un allenamento per chi sta iniziando ora o diciamo un livello intermedio e vuole migliorare il proprio addome e mantenerlo. Non tanto a livello estetico quanto a livello di funzionalità, perché l'addome, ricordiamoci che un addome ben allenato non vuol dire avere gli addominali che si vedono. Probabilmente tu hai una body fat alta, gli addominali non si vedono, ma hai un addome allenato, hai un core allenato e hai anche esercizi e skill nel calisthenics. Molto probabilmente poi sarai anche tirato perché il peso influisce molto sulle skill, ma lasciamo perdere quello. Magari ragazzi, invece vediamo quelle persone, i considerati secchi, ma non per prendere in giro, ma quelle persone magre che hanno l'addome di fuori, ma che realmente forse nell'addome ne hanno davvero poco, perché comunque il contesto è una body fat molto bassa, ma non ti sei mai allenato, quindi la forza non ce l'hai, hai solo l'aspetto fisico esteriore. Ragazzi, passiamo all'ultima delle 3 serie. Bene ragazzi, passiamo a un secondo esercizio, sono un superset tra un crunch semplice che faccio sempre come avete visto durante i miei allenamenti perché riesco a tenere ben in tensione l'addome, e poi questa volta facciamo delle sforbiciate.
Quindi ragazzi, mi raccomando, quando tenete le sforbiciate, tenete bene contratto l'addome, respirate sempre quando fate gli esercizi, non fateli in apnea, non serve a niente e non riuscite a coinvolgere bene l'addome, quindi respirate e cercate di concentrarvi quando fate l'allenamento su quel target di muscolo che state allenando, non solo quando allenate l'addome, qualunque muscolo state allenando, concentratevi, soprattutto oggi che il carico non è altissimo. Bene ragazzi, io quando arrivo per esempio qua in alto tengo 2-3 secondi di picco e poi scendo. Bene ragazzi, seconda serie allenante. Beh ragazzi, mi raccomando, quando fate questo esercizio, soprattutto il crunch o il sit up, molti fanno mettere le mani dietro la testa, che non è sbagliato, ognuno lo fa come lo segue, come meglio crede, e non è sbagliato come esecuzione assolutamente. Vi voglio dire che quando mettete le mani dietro, state attenti a non tirare con le mani per sforzarvi, per cercare di salire più in alto, perché rischiate di farvi davvero tanto male alla cervicale, soprattutto alle altre vesti. Bene ragazzi, prossimo esercizio, dobbiamo metterci con le mani come se stessimo facendo un plank, però con le mani, con le braccia distese, e poi dobbiamo cercare di portare le ginocchia al petto, e questo ragazzi coinvolge tantissimo il core, soprattutto anche lavorate sulla stabilità, quindi mi raccomando fatelo, cercate di concentrarvi bene, di portare le gambe all'indietro, se riuscite a trovare una superficie dove scivolate bene, riuscite, meglio ancora, io non riesco e quindi lo faccio in questo modo che ora vi mostro. Quindi distendete bene ragazzi e poi portate le ginocchia al petto. Come potete vedere ragazzi, quando vado ad eseguire vado a dare come una X, perché coinvolgo molto di più gli obliqui, quindi riesco a sentire tantissimo il lavoro sugli obliqui e anche sulla parte del core, quindi preferisco farli così a X, cercando di portare la gamba destra verso il lato sinistro, verso la spalla sinistra e viceversa. Provateci e fatemi sapere quali le due versioni preferite. Quindi ragazzi, all'incirca porto tra i 10-15 colpi per lato e cerco di concentrarmi bene, non farlo troppo veloce, di concentrarmi bene sul contrarre il muscolo. Naturalmente anche qui 40-50 secondi di recupero, vedete voi anche in base a come vi siete allenati, se avete fatto esercizi prima, se invece è il primo esercizio, in base a come è stato impostato il vostro allenamento. Ok ragazzi, passiamo all'ultima serie allenante e poi abbiamo finito. E questo perché comunque ieri ho variato l'allenamento con dei side plank che vanno a coinvolgere la parte, l'obliquo esterno, ho fatto un plank semplicissimo, ho fatto crunch, ho fatto leg raise, quindi come potete vedere che allenandolo tutti i giorni ed facendo un giusto volume tutti i giorni, non ho bisogno di strallenare un giorno a distruggermi per poi stare una settimana fermo. Quello che vi consiglio io e quello che sto facendo io è variare tutti i giorni gli esercizi, ma allenarli tutti i giorni, tutti i muscoli tutti i giorni, variando però intensità, tipologia di allenamento, ma non dovete fermarvi, io non ho la palestra, non mi alleno. Ragazzi, dovete essere creativi, avete due manubri e un elastico, attualmente io cosa posso creare, che tipo di esercizi posso fare senza che però mi faccia male, perché l'importante è questo ragazzi, non dovete mettere elastici, come ho detto nel vecchio video, non mettete elastici in posti improponibili e poi vi fate male, perché già la situazione sanitaria italiana e del mondo è critica, quindi evitate di farvi male, fate il lavoro in sicurezza ma fate il lavoro creativo. Quindi facciamo l'ultima serie addominale e poi vi metto delle brevi clip che vi mostrano tutto il resto del mio allenamento, perché comunque anche se ieri ho fatto per la più upper lower, anche oggi faccio un piccolo ripasso. Bene ragazzi, ritornando brevemente a quel discorso di prima, come avete visto ho fatto ora delle flessioni, apertura un po' più ampia, che vanno a coinvolgere in modo diverso il pettorale, e poi invece dei piegamenti presa stretta, che vanno a coinvolgere principalmente il tricipite. Quindi, stesso esercizio, svolto in maniera diversa, coinvolge in maniera diversa i vostri muscoli, intensificando, come potete vedere, muscoli diversi, presa stretta, tricipite, presa ampia, va a coinvolgere di più il pettorale, anche se, occhio quando fate la presa ampia,
a non portare le spalle totalmente in fuori. Qua rischiate, ragazzi, quindi mi raccomando, sempre un po' in dentro i gomiti. Ricordatevi sempre inoltre che, ragazzi, i piegamenti non sono altro che delle semplici spinte su panca, solamente che se il peso è quello non potete diminuire. Quindi quando le spinte le portate verso l'interno con un angolo del braccio di circa 45 gradi, stessa cosa dovete fare con i piegamenti. Beh, ragazzi, di questo ho fatto 20 ripetizioni presa ampia, 10 ripetizioni in superset presa stretta per 3 volte, quindi in tutto ho fatto 30-90 ripetizioni. Ora passiamo a delle alzate laterali semplicissime, però tenendo in tensione quasi continua il muscolo, 10 colpi semplicissimi e 12 colpi di croce a 90, 10-12 colpi, cercando però di tenere 2 secondi in picco di contrazione. Vi faccio vedere molto velocemente, ragazzi, il video dura 1 ora e mezza. Non riuscendo tutto, ma parto da qui. Ok, ragazzi, devo essere sincero, non sto tenendo proprio 2 secondi in picco quando faccio le croce a 90, però lo sento davvero tanto lavorare, sono stanco e non ce la faccio, devo essere sincero. Bene, ragazzi, eccoci arrivati all'ultimo esercizio per oggi. Abbiamo un rematore con kettlebell, tenendo però tensione continua, e questa volta salendo, ragazzi, dobbiamo tenere per forza un picco di contrazione di 2-3 secondi, quindi mi raccomando, scendete lento e tenete un picco di contrazione. Beh, ragazzi, questo video è concluso qui. Come dovete vedere, io alleno tutti i giorni tutti i muscoli, tranne le gambe, che faccio un giorno sì e un giorno no. Oggi lavoro di densificazione sull'addome e ripasso di tutto l'upper. Quindi questo è stato il mio intero allenamento. Io, come sempre, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su per supportare il canale, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate qui sotto col braccino della forza se provate questi tipi di allenamenti e cosa ne pensate di questi tipi di allenamenti, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!